con Piergiorgio Caselli, faccio così un po' di cronaca, come diceva, vi racconto una storia di Marco Luix. Ci siamo conosciuti via Facebook e una cara amica italiana che vive in India postò un giorno un video su appunto fisica quantistica e stati profondi di coscienza. E la cosa ovviamente mi ha incuriosito molto, insomma, e ho detto, ma questo è bravo veramente. La mia opinione personale mi auguro che vale anche per voi. E poi ho approfondito questa mia ricerca, come tutte le curiosità, ho visto numerosi suoi video. La cosa molto bella di Piergiorgio è che lui mette a disposizione su YouTube gratuitamente, ovviamente, le sue lezioni, i suoi incontri, e quindi ho approfondito la questione. Quindi ho preso il telefono e l'ho chiamato. Ho detto, ciao Piergiorgio, ti ho visto su YouTube, mi piacerebbe incontrarti, stiamo organizzando la quarta stagione di confronti, ci piacerebbe che tu fossi qui con noi. E lui, per sincronicità del telefono, la cosa si può fare, viene a Roma, siamo andati con Teresa a Roma, c'era Giulia pure, e quindi è nata una bellissima chiacchierata con lui. Ovviamente ha rafforzato l'idea di un personaggio estremamente interessante. Lui è un fisico, esperto ovviamente in fisica quantistica, rinunciando alla carriera universitaria perché a 15 anni ha avuto la fortuna di incontrare un maestro di arti marziali che l'ha portato in India a 15 anni, quindi ha fatto parte di tutta una serie di esperienze. Ha conosciuto padre Mariano Ballister, questo padre gesuita molto importante, coetaneo anche di Anthony De Mello, non so chi, se tra di voi qualcuno conosce Anthony De Mello, che ha scritto Messaggio di un'aquila che si credeva un pollo. E quindi anche lui ha cominciato a fare questo percorso. La cosa interessante che a me ha colpito molto, ovviamente, di Piergiorgio Caselli, di coloro che sono qui presenti attraverso i suoi seminari, i suoi, diciamo, video, è la divulgazione. Uno degli scopi, appunto, della nostra associazione è quello di portare un po' di conoscenza, soprattutto a noi stessi fondatori di confronti, a persone che hanno il bisogno di ascoltare questo disagio interiore che ci attraversa in un momento oscuro, questo qui della nostra secolo umanità. E Piergiorgio ha questo ruolo molto importante, porta a conoscenza di tutti con un linguaggio molto diretto, colorito anche, temi molto seri e importanti. Quindi veramente ringrazio tutti, soprattutto quelli che vengono da fuori, vengono da Torino, da Viareggio, da Pescara, da Roma, da Isernia, Benevento, Napoli. Noi siamo rimasti un po' impressionati a tal punto che abbiamo deciso di fare il prossimo incontro di domani, non più alla sala sicurezza, ma qui appunto alla sala Ribò, per ospitare e dare modo a tutti quanti di poter stare con lui. Benissimo, ci siamo persi in chiacchiere, adesso tocca a te. Buon incontro. Grazie. Grazie a tutti. Allora, scusatemi, ma mi sono perso per le viuzze della vostra bellissima cittadina e prevedo di arrivare un po' prima, quindi mi scuso con tutti voi per l'attesa. Allora, oggi, come sapete, faremo un discorso introduttivo. Domani mi permetterò di introdurre delle pratiche, che la parola stessa indica, pratiche, quindi delle cose che ognuno si potrà portare, chi vorrà, a casa, e magari praticare anche in solitudine o in compagnia, come sentirete. Il discorso che faccio oggi vuole essere come gli antibiotici a spettro ampio spettro, e quindi vuole essere un po' un'introduzione abbastanza generale per non annoiarvi troppo. La cosa che tengo a dire è, anche come Mimmo ha ben introdotto, vuoi mettere questa slide, la prima? Ok. La cosa che tengo a dire è che l'ho già raccontato, quindi forse alcuni di voi me l'hanno sentito già dire. Io da ragazzo ero molto più schizofrenico di quanto sia adesso, lo sono ancora un po', no, ma lo ero molto di più da ragazzo, perché fin da giovane, molto giovane, io avevo questo dono, uno forse tra i vari è quello che fa anche un po' più scalpore in genere, però è una cosa importante per me, che era quello di uscire dal corpo e di trovarmi spesso fluttuante sopra il corpo. Ricordo che i primi tempi, quando ero bambino, questo mi spaventava molto e pensavo fosse un sogno, fin quando poi non ho imparato a fare vere e proprie manovre
e mi sono accorto praticamente che la nostra coscienza è molto separata dal corpo e può proprio separarsene. Questo è molto bello, perché un fatto è crederlo, va rispettato il credo, ovviamente io rispetto tutti i credo, è un fatto invece sperimentarlo chiaramente. Ricordo che ero un bambino di 7-8 anni, le prime volte forse più o meno, e galleggiando sopra il corpo vedevo quella persona là sotto che pensavo essere io, ma che non potevo essere io, perché io ero colui che osservava quella persona lì sotto. Allora, questa cosa particolare negli anni si è raffinata, ma soprattutto da schizofrenico ho imparato a non parlarne, perché ho visto che questo mi causava problemi. Ho visitato una sfilza di psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, ai miei genitori sono costato un sacco di soldi, per un fatto che in realtà poi ho capito essere un dono, una meraviglia, non un problema, una malattia. Però ecco, è curioso che adesso mi trovo davanti a voi a raccontarvi una cosa che per anni ho nascosto, diciamo così, no? Ho addirittura un periodo della mia vita pensato che fosse normale, poi ho pensato che, dico così, chissà che fosse, no? Poi piano piano, come racconta il maestro Zen in quella storiella meravigliosa, ho semplicemente visto le cose come sono e ho capito che era un dono. Perché schizofrenico? Ancora adesso, ma soprattutto prima. Perché questo, in un certo senso, cozzava fortemente. A me piaceva studiare in toto, mi piaceva anche Dante, le cose di cui anche se oggi con passione mi interesso, ma soprattutto mi piaceva la matematica, la fisica teorica, soprattutto le parti meno sperimentali, no? Ed è lo studio che ho intrapreso all'università. E questo era molto molto, diciamo, stridente in me, soprattutto nei primi tempi, perché la gran parte delle persone con cui avevo a che fare, professori, assistenti, studenti, appassionati come me, anche che studiavano proprio con passione, consideravano quello che a me praticamente capitava quasi tutte le notti roba assurda e da pochi scemi, no? E quindi io per un bel periodo della mia vita ho imparato a tenere questo per me, a nasconderlo. E mentre di giorno studiavo derivate, integrali, teorie relativistiche, meccanica quantistica, struttura della materia, fisica teorica e quant'altro vogliate metterne, diciamo solo in primo, una prima visione, cose estremamente razionali, quasi tutte le notti mi trovavo a fare manovre curiose, a incontrare entità, a ascoltare esseri che mi insegnavano delle cose. E quindi questo ha generato in me una sorta di schizofrenia, buona però, sana, perché sapevo di non essere quel corpo. Sapevo che era così. Sapevo che nel momento in cui quel corpo viene spento, diciamo così, switch off, come dicono gli Stati Uniti, nel momento in cui viene spento, la mia coscienza sarebbe rimasta assolutamente non toccata da quello spegnimento del corpo che qui chiamiamo morte. E la cosa che anche mi colpiva è che la gran parte degli appassionati, degli studiosi, dei professori di fisica considerava tutto questo assurdo, cose di cui non parlare, no? Andando ancora avanti mi sono reso conto ancora meglio che invece è parte di un risveglio globale, no? Questo unire, lo dico così, le antiche tradizioni di saggezza, di autentica spiritualità, con la fisica moderna, con gli studi più recenti sulla scienza, su che cosa sia la coscienza, sull'effetto dell'osservatore, eccetera, eccetera, cose di cui sicuramente avrete già sentito parlare. Platone, in uno dei libri della Repubblica, non ce l'abbiano con me i professori di filosofia, mi sembra che fosse il settimo, ma se sbaglio non mi dirate pomodori, racconta del famoso mito della caverna. E in questo mito della caverna, Platone è un grande maestro, tra l'altro so che è molto amato dal nostro vivo, in questo mito della caverna Platone racconta di un gruppo di persone, simbolicamente noi, incatenate in fondo a una caverna, alle spalle di quali è un fuoco. Il fuoco che proietta su delle pareti oscure e appena rischiarate da questo fuoco delle ombre. Queste persone incatenate scambiano quelle ombre per la vita e considerano quelle ombre reali. È possibile che la storia di Platone non fosse una storia filosofica come la intendiamo oggi, cioè una storiella che sta dentro un libro impolverato su uno scaffale, ma fosse un'indicazione sullo stato in cui noi viviamo. Mi piace molto, perché se così è, e penso che così sia veramente, Platone ci dice qualcosa e ci dicono anche i maestri orientali, cioè scambiamo le nostre illusioni, le nostre ombre, per la realtà. Ma
Ma nella storia di Platone, che forse quasi tutti avrete presente, qualcuno si libera, rompe le catene, è libero dalle catene, tutto è molto simbolico, è meravigliosamente simbolico, e si affaccia fuori della caverna. Allora Platone ci racconta che quando questa persona si affaccia fuori della caverna, viene accecato dalla luce, perché i suoi occhi erano abituati all'ombra e a scambiare le ombre per la realtà. Platone ci dice che quando la persona si affaccia alla realtà, è infastidita dalla realtà. Non vede fuori e dice che meraviglia, è bellissimo. No, vede fuori e ha paura, è infastidito, è quasi in uno stato di panico, perché non riesce, diciamo un po' anche lui schizofrenico, a far collimare quello che vede fuori dalla caverna con quello che pensava essere la vita nella sua società, simbolicamente, con i suoi amici, con i suoi compagni, che sono ancora incatenati dentro. La storia è molto bella, e questa persona di Platone, in maniera simbolica, ricordo che Platone, insieme a Socrate, Aristotele e altri filosofi, è il padre del pensiero occidentale. Quindi vedete, non stiamo attingendo solo le tradizioni orientali, no? Però noi occidentali abbiamo considerato queste storielle. E invece nella storia di Platone, a mio avviso, colui che esce dalle catene, spezza le catene dell'ignoranza, no? Dell'illusione. E arriva ad accorgersi che quella non era la vita, era essere infognato in una caverna. No? Questo è simbolicamente l'illuminato, no? La persona che scorge che la realtà è completamente diversa da quello che ci appare. E nella stessa storia di Platone, colui che vede la realtà torna a raccontarla ai suoi compagni, il che è la radice della compassione. Ed è bellissimo. Platone, lo sapete forse i professori di filosofia qui presenti, lo sapranno meglio di me, gli appassionati anche di filosofia, racconta anche che i vecchi compagni della persona che ha visto la realtà e è tornata a raccontare che quella non è la vera vita, lo accusano. E qua purtroppo mi trovo a dire la solita storia, no? Però tutto simbolicamente, tutto in maniera molto raffinata, un animo raffinato, una mente raffinata quale quella di Platone è stata, riesce simbolicamente a raccontare per chi è pronto, per chi l'abbiamo lasciato in una libreria, in una biblioteca o in una tesi di laurea. Un amico ha fatto la tesi di laurea su Platone, perché non siamo pronti, e non perché le cose non ci siano state dette. Le cose ci sono state dette, non bisogna per forza andare in Tibet, in Cina, in India, cosa che personalmente amo. Ce l'aveva raccontata anche Platone, e ce l'hanno raccontato tante altri. Faccio un esempio, Plotino, meraviglioso mistico, filosofo mistico che andava in estasi. Quando Plotino parlava ogni tanto si fermava, andava in estasi. E gli allievi rimanevano colpiti, entrava in uno stato in cui era nell'oltre, no? E per me Plotino è un filosofo, e invece quello era un maestro. Perché abbiamo, come dice Terzani in un libro molto bello che è La fine è il mio inizio, perché abbiamo trasformato i nostri maestri in pensatori chiusi in un libro? Perché non siamo pronti. Ecco, questo è molto semplice. Eppure, perché c'è un eppure, oggi siamo più pronti. E le cose che la modernità annovero sotto la parola modernità, la fisica moderna, ci stanno facendo riscoprire, sono cose che altri da secoli, da millenni avevano già scoperto e ci avevano anche detto, ma non eravamo pronti, forse come siamo oggi, a capirle profondamente e a vedere che non erano né storielle né filosofie, ma era proprio un'indicazione sulla realtà della vita che è nascosta da quello che gli indiani chiamano Maya, velo delle illusioni. Oggi vi annoierò, vi proietterò due semplici esperimenti che io già ho proiettato e sono essenziali, diciamo, della fisica moderna. Però la prima cosa che vorrei farvi notare è che la scienza stessa si basa su una mente aperta. Qualsiasi bravo scienziato deve essere una persona che ha la capacità di mettere da parte le proprie idee. Se fa un esperimento per confermare le sue idee, non è un bravo scienziato. Nel mondo della scienza, non solo della fisica, ma anche della biologia, della chimica, prendete una branca della scienza che vi possa piacere di più, ogni bravo sperimentatore, ogni bravo scienziato teorico, le due branche, deve essere capace di mettere da parte il proprio punto di vista
e guardare il più possibile, usiamo questo termine, oggettivamente a ciò che vedi. Cioè, devi essere capace di non cercare una conferma alle proprie idee. Qual è la cosa straordinaria dell'evoluzione della scienza? Che l'evoluzione della scienza è andata spesso avanti con delle fratture rispetto alla scienza precedente. Per esempio, una delle enormi fratture è accaduta nei primi del Novecento con la meccanica quantistica, che era considerata assurda dalla gran parte degli stessi fisici dei primi del Novecento. La teoria della relatività di Einstein, Einstein non è grande solo per la relatività ma anche per altre cose, adesso non mi voglio annoiare, era considerata assurda dalla gran parte dei fisici, non delle persone comuni, dell'epoca. A questo proposito, l'ho già raccontato, ma vorrei mostrarvi questo video, se è possibile, dalle cartelle video. Aspetta un attimo. Scusate, grazie, mi ero dimenticato questa immagine. Ce l'avevamo in inglese, ma penso che si capiscano. Questa frase bellissima, Einstein, che in questo manifesta il suo genio non solo nella fisica, ma anche nella vita, ci dice che non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso modo di pensare che li ha creati. Sentite che eleganza, vedete il genio, la meraviglia. Non possiamo risolvere i problemi con la stessa mente che li ha creati. Einstein sta quindi parlando di un salto di coscienza, no? Di un cambiamento, non in quello che facciamo, ma con la stessa mente, ma è un cambiamento molto più importante a monte. Cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di vedere le cose, ovvero cambiare lo stato di coscienza, che se rimane quello, creerà gli stessi problemi o li amplificherà. Vedete, quando leggiamo le frasi di un genio, sembrano quasi banali, sembrano quasi scontate, eppure non lo sono. Dietro le righe, Einstein ci sta dicendo che l'andare oltre i problemi, e potrei parlare andare oltre di una crisi attuale che tutti conosciamo, non è tanto basato sul cambiare l'economia con la stessa mente di prima, ma prima sul cambiare la mente che genererà una nuova economia. Ecco, chiedo a Mimmo, lo uso come DJ, vai sulle slide, e quelle di sabato, guarda uno, due, c'è un preview? No, torna sulle slide, sì, uno, prova un po', uno. No, 1-1 forse? Scusate, questo è bello della diretta. Sì, forse 1-1. Ah. Guardate che bella questa, grazie. La nuova coscienza parte da una potente trasformazione interiore e diviene un pacifico cambiamento esteriore come sua naturale conseguenza. Ebbene, queste parole sembrano contenute nella frase che abbiamo letto prima di Einstein, ma vi faccio notare una cosa molto importante. Prima di tutto, non esiste nessun fiore senza un seme. Esiste, ma è un fiore di plastica. Finto. Se voi avete un fiore senza aver avuto un seme, vuol dire che è un fiore di plastica. Cioè, non è reale. Ma qualsiasi pianta, fiore, chi di voi ha un giardino, qualsiasi frutto, qualsiasi cosa deve essere per forza la conseguenza di un seme, altrimenti è finto. Ebbene, non a caso in questa immagine abbiamo un fiore, perché sta accadendo, non è che dovrà accadere e ci sforziamo di farlo accadere, sta già accadendo quella che un maestro che amo molto, che è Eckhart Tolle, chiama la fioritura della coscienza. E quindi l'emergere di una nuova coscienza che, a differenza dei finti cambiamenti del passato che andavano contro il vecchio, abbracceranno il vecchio, lo trascenderanno. Faccio un esempio, cerco di parlare in modo semplice. La teoria della relatività di Einstein non ha distrutto Newton. L'altro giorno parlavo con un giornalista che ha scritto un libro, La fine della fisica classica. È un giornalista, non ha studiato fisica e il titolo l'ha sbagliato. Non è affatto la fine della fisica di Newton, tanto più che i satelliti che sono in orbita sono messi in orbita con la fisica di Newton. E dicevo questo a questo giornalista, ho detto, non è la fine. La fine, il voler vedere la fine del vecchio per iniziare il nuovo,
è tipico della mentalità vecchia. La fisica di Einstein ha espanso, evoluto, ha generalizzato, come si dice in un linguaggio più tecnico, ma non ha rinnegato. La fisica di Einstein prende la fisica classica e ci racconta quello che succede a altissime velocità, per le quali la fisica classica non funziona. Ma se prendiamo la fisica di Einstein e abbassiamo la velocità, la fisica di Einstein coincide con la fisica di Newton. Non la rinnega, non la distrugge. Addirittura la ama, perché Einstein amava Newton. La meccanica quantistica non prende la fisica classica e la distrugge. Ci spiega e la generalizza soltanto che succede alle piccolissime dimensioni. Ma se voi prendete la meccanica quantistica e la portate alle dimensioni comune, quella di un corpo come il mio corpo fisico, la sedia, questo palazzo, la meccanica quantistica coincide con la fisica classica, non la rinnega, non la distrugge, addirittura la rispetta. Allora, quindi, nella scienza, le due grandi rivoluzioni, parlo in particolare della fisica di cui mi intendo di più, non nessuna delle due ha voluto distruggere il vecchio, l'ha solo completato. Ma non c'è stato un modo cosiddetto, per quello che i libri di storia ci chiamano rivoluzioni, che ha voluto distruggere il vecchio per creare il nuovo. Perché è come, cari amici, vedendo questa immagine, se il fiore volesse distruggere il seme. Il fiore è molto diverso dal seme, eppure il seme è necessario. Dico questo perché spesso ho a che fare, tenendo dei gruppi di meditazione, avendo a che fare, mio malgrado, io pensavo che da grande avrei fatto tutt'altro, pensavo che avrei fatto ricercatore all'università, e la vita poi ha portato su altri canali, no? Ho sempre a che fare con gente che è fissata con l'idea di dover distruggere il vecchio, distruggere la vecchia mentalità. Bene, quando io ho bisogno di distruggere la vecchia mentalità, è la mia vecchia mentalità che vuole distruggere. La nuova coscienza emergente non ha bisogno di distruggere nulla, completerà, abbraccerà, accoglierà e amorevolmente andrà oltre tutto, oltre il vecchio, non rinnegandolo. Chiedo a Mimmo di vedere, scusate, uso un po' qualche immagine perché ci aiuta a capire, forse due. No, no, torna indietro. Mi sembra due, guarda un po'. Ecco, guardate che bella questa immagine. Questa immagine è l'immagine di un vecchio tronco morto, addirittura marcio, che è diventato però la base di un nuovo alberello. Allora, se l'alberello che vedete nell'immagine volesse distruggere il vecchio, non avrebbe una base su cui crescere. Non so se mi state seguendo. Ecco, che cosa accade se io genitore dico adesso con figlio ammazzo il nonno? Accade, spero che non accada, che io mi troverei a togliere una delle più grandi cose per mio figlio, che è la saggezza del nonno. Tuttavia si spera che il figlio sia diverso dal nonno e ne sia l'evoluzione. Gibran, questo grande poeta mistico, ci dice che i figli devono essere come frecce, i genitori come archi. Non devono essere archi che tirano archi, ma archi che tirano frecce. E una freccia deve andare più avanti dell'arco, ma non deve essere contro l'arco, perché se una freccia è contro l'arco, che te ne fai di una freccia senza l'arco? Così, vedete, anche tanti pseudomaestri, non lo sono secondo me, e ci hanno rimbambito, che ci insegnano a dover distruggere il vecchio, la vecchia spiritualità, le vecchie cose. Non capiscono l'evoluzione che sta accadendo nella fisica e che deve diventare l'evoluzione della coscienza, che non è contro nulla, perché non è spaventata da nulla e quindi non ha bisogno di distruggere nulla, ma semplicemente di andare oltre. Noi abbiamo bisogno di distruggere il vecchio quando lo temiamo. E quando temiamo una cosa vuol dire che non siamo liberi da quella cosa. E se non siamo liberi da quella cosa, la nostra non è una nuova coscienza, ma è incatenata al vecchio, in quanto tale, tornando a Platone alla grotta, sarà ancora un compagno incatenato nella grotta che scambia la vita per le ombre. È possibile un cambiamento che in passato ha riguardato pochi individui, ma è possibile che questo cambiamento si sta diffondendo ora a molte persone. E che se sempre più persone avranno meno bisogno di distruggere o di criticare il vecchio, ma semplicemente sosterranno il nuovo. Bene,
vi prego di guardare questa immagine. Questa immagine... Sì, sì, no, no, un'altra. Guarda un po', dovrebbe essere... Forse... prova. No, forse... Ecco, lascia così. Guardate che meraviglia questa foto. Chi di voi è stato in Africa, il leopardo sta anche in Asia. Chi di voi è stato in Africa o in Asia sa che il leopardo è uno degli animali più difficili da vedere. È il più schivo. È considerato un po' il mistico dei felini, perché è un solitario, cacciatore notturno, animale meraviglioso. Speriamo che si vedano sempre meno pellicce fatte con il leopardo. E guardate questa scena come sa di pace, di calma. Ecco, il tronco sul cui è appoggiato il leopardo è molto più vecchio del leopardo. Il leopardo avrà qualche anno, il tronco avrà decine di anni, se non addirittura di più. Ma il vecchio sostiene il nuovo e il nuovo si rilassa nel vecchio, senza doverlo distruggere. Nella storia, e la faccio breve perché forse potreste non essere d'accordo, io non cerco gente che è d'accordo con me, a volte per svegliarsi bisogna essere in disaccordo. Allora è meglio che le persone siano in disaccordo, ma che il disaccordo generi un modo interiore di chiedersi le cose, di vivere intelligenza, più che essere d'accordo senza porsi domande. Tuttavia vorrei farvi notare che la storia ci insegna che la gran parte dei cambiamenti non hanno cambiato molto. Tornando a Tiziano Terzani, ci racconta così della cosiddetta rivoluzione comunista. Non voglio parlare di politica. Terzani nota, da credente nel comunismo quale era, se avete letto i suoi libri che lo sapete meglio di me, il fatto che il comunismo ha generato un cambiamento esteriore, ma un degrado interiore. Cioè, la gente è stata abbrutita, non sapeva più leggere, studiare. E Terzani nota che i cambiamenti accaduti distruggendo il vecchio non hanno mai portato a un autentico cambiamento. La sua osservazione è profondamente acuta. La cosa particolare è che ci sono stati degli esseri, che io chiamo maestri, chiamateli come vi pare, non è neanche importante, che invece hanno insegnato a non dover distruggere il vecchio. Parlo di un altro maestro che amo tantissimo ed è Gautama il Buddha. Gautama il Buddha non era buddista. Gautama il Buddha nasceva in una società induista e non ha mai criticato, non ha mai detto che bisognava distruggere l'induismo. Ha semplicemente detto che bisognava vedere la verità dietro alle apparenze. Gesù non era cristiano, apparteneva all'ebraismo e non ha mai parlato di distruggerlo. Hitler ha invece parlato di distruggere. Capite? Come racconta Terzani, la rivoluzione comunista ha tentato di distruggere il mondo degli zar. È possibile che dobbiamo imparare, cari amici, a evolvere, a dare più spazio al nuovo senza criticare il vecchio e accogliendo. Quando la mia energia va nella critica, non andrà nel generare il nuovo, perché la mia energia è sperperata nel criticare il vecchio. Per esempio, nella scienza, se io fisso tutta la mia attenzione sul fatto che delle forme di energia possano non andare bene, faccio un esempio, il nucleare. Ma se io dico che il nucleare non va bene e non propongo un'energia alternativa, il mio attaccare al nucleare non servirà a molto. Servirà molto di più uno che invece dedica la sua energia, anziché a criticare il nucleare, per esempio a sviluppare energie alternative, energie eoliche, pannelli solari, magari tecnologie che adesso ancora non immaginiamo, o che immaginiamo che per ora non ci vengono rivelate, diciamo così. Ma criticare soltanto, Krishnamurti dice, è parte del vecchio. Cioè, permettetemi di dirlo così, e poi la smetto di annoiarvi e vi faccio vedere un video. Krishnamurti dice che la parte di noi, non so se conoscete Krishnamurti, è un grande maestro che amo profondamente. Krishnamurti dice, cerchiamo di capirlo un po' meglio, la parte di noi che ha bisogno di distruggere il vecchio è già parte del vecchio. Eppure non è stato insegnato il contrario. Nei libri di storia c'è stato detto che era il nuovo che voleva distruggere il vecchio. Invece Krishnamurti distrugge questo paradigma e ci dice che quando io ho bisogno di distruggere il vecchio, quel bisogno mio di distruggere il vecchio sta protraendo il vecchio nel futuro e non lo sta lasciando nel passato. Non è una supercazzola, è una cosa
sulla quale vi invito a riflettere profondamente, perché questo leopardo, magnifico animale, non sta cercando di distruggere il ramo che lo sostiene, sembra quasi una mano, no? Ma ci si rilascia sopra. Bene, io credo che tutti i grandi maestri delle antiche tradizioni, dietro le quinte, ci abbiano sempre detto questa cosa: l'errore di dover distruggere il vecchio e l'importanza di evolvere dal vecchio il nuovo, come l'alberello sull'albero marcio che abbiamo visto prima. Bene, in questo senso la fisica lo fa pienamente, perché tutte le fisiche, anche moderne, anche apparentemente, come diceva quel giornalista, che secondo me non ha capito troppo e ha dato un massaggio, personalmente penso, profondamente sbagliato, la scienza non ha mai rinnegato la scienza di prima, l'ha solo evoluta, non è mai stata contro quella scienza lì. Bene, vi prego di vedere questo breve video, dura proprio 10 secondi, ed è sicuramente un esperimento che conoscete un po' tutti. Allora, dura proprio 10 secondi questo, eh? Poi vi annoierò con video molto lunghi e pesanti, ovviamente. Guardate bene. About to drop a large object and a small object at the same time. Ready, set, go. I think they landed at the same time. Banale. Tutti lo conosciamo. Tra l'altro, forse Galileo non è anche salito sulla Torre di Pisa, non si sa esattamente. Si sa solo che era alla ricerca di uno sponsor e che quindi magari giustamente cercava qualcuno che sovvenzionasse i suoi studi, no? Galileo pone fine a un modo di pensare. Il modo di pensare è: se io lascio cadere una piuma o un sasso, il sasso arriva prima. Eppure se io lascio cadere una piuma o un sasso, arriva veramente prima il sasso. Galileo è considerato il padre del pensiero scientifico esattamente per questo. Capiamolo bene. Galileo dice: non importa che tutti vediamo essere così nella nostra realtà quotidiana. Potrebbe essere un'illusione collettiva, dovuta, in questo caso, alla presenza dell'aria. Allora Galileo sale, forse, non si sa se veramente fisicamente sia successo, sulla Torre di Pisa e, a differenza del video, che in questo è sbagliato, lancia due sfere identiche. Nel video ce n'è una più grande e una più piccola. Queste sfere identiche hanno, diciamo così, la stessa scorza superficiale, la stessa buccia, in modo da avere lo stesso coefficiente di attrito con l'aria. Hanno lo stesso volume, ma hanno pesi, masse, adesso non voglio farla troppo lunga, diversi. Però, a differenza della piuma e del sasso, la resistenza che oppongono all'aria è esattamente la stessa. Galileo non poteva permettersi un tubo sottovuoto. In un tubo sottovuoto, se fate cadere un sasso e una piuma, arrivano insieme. Pazzesco. E solo in questo piccolissimo angolo di universo arriva prima il sasso della piuma. Ma Galileo intuì che nell'universo non era così. E che noi vedevamo così perché eravamo in mezzo all'aria. E l'aria non ci permetteva di capire le leggi cosmiche. Per secoli, per millenni, la gran parte, forse non tutti, ma la gran parte delle persone hanno creduto che fosse una legge cosmica il fatto che, lasciando un sasso, questa arrivasse a terra prima di una piuma. Galileo ha detto: non è affatto così, è così solo perché c'è l'aria. Ma le stelle, lui guardava con i cannocchiali, fu uno dei primi, i cannocchiali già esistevano, ma erano usati per le guerre, oppure per fare guardoni, per guardare signorine dalle finestre. Ma alzare il cannocchiale e puntarlo alle stelle fu uno dei primi. E lui intuì che dove le stelle si muovevano, e i pianeti, meravigliosamente, l'aria non c'era. E che quindi le stelle e i pianeti si muovevano di un modo che era diverso da quello che noi vedevamo sulla Terra ed era dovuto alla resistenza dell'aria. Ma intuì anche che le stesse leggi dovevano funzionare qui, ma erano solo coperte dalla presenza dell'aria, non negate.
Bene, Galileo Galilei, che oggi giustamente considerato uno dei padri della scienza moderna, ha rotto un paradigma. E questo paradigma, vi prego di seguirmi, è il seguente. Se pensano tutti che è così, vuol dire che è così. Se tutti da secoli considerano che è così, chi sei tu per dire che è cos'ha? Ok? A mio avviso Galileo non è solo un grande della scienza, ma anche in senso più ampio un grande del risveglio della coscienza, che fa pure rima. Perché ci ha fatto vedere chiaramente che quello che credono tutti e da secoli può essere sbagliato, anche se lo credono tutti. Cioè può essere un'allucinazione collettiva che ci fa vedere la realtà non per la realtà, ma per delle ombre, come ci racconta Platone, proiettate in una caverna che scambiamo per la realtà. Mi seguite? Bene, in questo senso, vi dicevo che io ero molto schizofrenico, ora lo sono meno. Non lo sono meno perché sono invecchiato, ma lo sono meno perché ho capito delle cose. La scienza, in particolare io amo la fisica teorica, la fisica ti dà un'attentissima capacità di guardare fuori di te. La via spirituale ti dà un'attentissima capacità di guardare dentro di te. In fisica, in matematica diremo, la direzione è uguale, ma cambia il verso. Il verso è la freccetta che mettete sulle X e le Y, per intenderci. L'autostrada è uguale, ma cambia solo la carreggiata. Mi segui? Quindi da ragazzo, tutto l'attrito che avevo tra ricerca spirituale, richiamo alla spiritualità, vedere chiaramente che quasi ogni notte galleggiando freddo al corpo capivo che non ero il corpo e capivo che certe verità esoteriche erano semplicemente vere perché le toccavo con mano. Però di giorno sguazzavo tra il massimo della razionalità, meraviglioso, integrale, derivato, eccetera, eccetera. Però per me esistevano entrambi. Bene, solo negli anni ho capito che in realtà non era uno contro l'altro, erano solo versi diversi. Uno pone l'attenzione all'esterno, l'altro pone attenzione all'interno. Ma entrambi, anche la ricerca spirituale, e forse purtroppo per secoli ci è stata insegnata una cosa diversa, non voglio essere critico, ci è stata insegnata come dogmi, non come verità da scoprire. E questo è un errore, perché uno degli effetti che ha sortito è assolutamente allontanare i giovani, per esempio, dalle verità spirituali. Che non gliene frega più niente. Non è colpa delle verità spirituali, è colpa di come noi le abbiamo presentate loro. Roba noiosa, roba impolverata, roba un po' dove magari puoi andare a perderti nelle droghe, nelle cose. Bene, può essere che Galileo debba rompere un secondo paradigma, e cioè non date retta a quello che tutti dicono, sperimentatelo. Un altro grande che io metto a fianco di Galileo, forse con tutto il rispetto è anche più grande, è un maestro che amo particolarmente, ed è Yogananda, che da ragazzo mi entusiasmava e che ancora mi entusiasma, parla della ricerca spirituale come scienza. E questo non poteva non attirarmi, perché io amavo la scienza e vedevo in questo la fine della mia psicodrammaticità, cioè l'attrito tra la fisica e la spiritualità. E allora un maestro, un vero maestro, che parla di scienza della religione non poteva non attirarmi. Che cosa intende Yogananda per scienza della religione? Semplicemente questo. Come intende Galileo, cari amici? Praticate certe cose e sperimentate da voi se sono vere. Meraviglioso. Yogananda dice: io rispetto qualsiasi credo abbiate, ma non fermatevi al credo. Sperimentate la meditazione, la pratica di consapevolezza e tutte cose meravigliose. Non ci dovete credere, usatelo come uno strumento, sperimentatelo. E lui diceva, e come un esperimento scientifico vi darà dei risultati. Non mi dovete credere. Bene, questo per me fu un'illuminazione. Proprio lo racconto biograficamente, perché finalmente si rompeva l'idea che dovevo credere a una cosa o l'altra. Alla fisica non devi credere, però se fai fisica quelle cose lì non possono accaderti. Ma a me drammaticamente continuavano ad accadermi. E questa cosa mi ha costretto. Capite? Facciamo un piccolo passo avanti e chiedo di nuovo al nostro DJ Mimmo di ritornare alle immagini.
forse, aspetta, dominare la natura. Qui mettiamo a fianco la vecchia coscienza che non rinneghiamo, che rispettiamo, ma che dobbiamo andare, che dobbiamo superare amorevolmente. Amorevolmente. I cecchini che sparano a zero su tutto non aiutano il mondo a migliorare. Delle leggi esoteriche, di cui non voglio parlare adesso, dicono, ascoltate bene, che quello che io critico è rinforzato dalla mia critica. Che la mia energia, vibrante, emanante dalla mia aurea, non voglio parlare troppo di questo, quando io critico una cosa, va a arricchire quella cosa che io critico. Questo vuol dire che quando io dico a uno, ah oh, sei un cretino, io lo sto aiutando a diventare più cretino. E quando io dico alle persone, voi non capite niente, io non li sto aiutando a capire di più. È meravigliosamente semplice. Se questa legge cosmica è vera, ed è vera, è possibile che dietro all'immagine del non giudizio di Gesù non ci sia un moralismo, insegnamenti del Vangelo, non ci sia un moralismo, ma vi sia una legge esoterica. Un po' come quelli della fisica, cari amici, dove io giudicando rinforzo la cosa che giudico e faccio in modo che nel mondo rimanga quella cosa che io apparentemente vorrei superare giudicandola. Allora è possibile che esotericamente il non giudizio voglia dire togli l'energia dalla cosa che stai rinnegando, perché rinnegandola la rinforzi, e mettila semplicemente, non giudicando quella cosa, a evolvere quella cosa in meglio. Però a me è stato insegnato, allora, più giudichi, più va all'inferno. Che cos'è questa? Paura. È paura. E la spiritualità, cari amici, non deve più basarsi sulla paura. Io prego perché ho paura di andare all'inferno. Io prego perché ho paura che mio figlio vada male all'esame. Io prego perché vorrei che San Gennaro mi aiutasse in una tal cosa. È paura. È possibile che in un'evoluzione di coscienza la spiritualità lascerà il posto alla gratitudine, non alla paura. Quindi pregare, meditare per essere grati, per espandere gratitudine. Non solo è possibile, ma sta già accadendo. Torniamo quindi al paradigma vecchia coscienza, nuova coscienza. Guardate questa immagine. La vecchia coscienza consiste nel conquistare e dominare la natura. È così, vi sembrerà strano, ma in passato, faccio un esempio su tutti, potreste farne voi più di me, i cowboy che arrivarono nella nuova terra, in America, avevano l'idea di conquistare della terra, estrarne oro, diamanti, risorse naturali, ma era una visione di sfruttamento della terra. Le varie colonie nel mondo, delle varie nazioni che hanno fatto queste cose non molto belle, andavano a sfruttare. E questa era la vecchia coscienza, contro la quale noi non dobbiamo avere nulla, dobbiamo solo andare oltre, perché ci è servita anche quella. In quell'epoca storica eravamo pronti per quello, e va bene così, ma ora dobbiamo andare oltre. Questa vecchia coscienza sta evolvendo in una nuova coscienza che invece vuole comprendere e amare la natura. Faccio un esempio chiaro. Da pochi anni parliamo di raccolta differenziata. 20 anni fa avrebbe fatto ridere. E la persona civile era quella che, nel migliore dei casi, gettava l'immondizia nel cassonetto. Oggi, se getti l'immondizia nel cassonetto, non sei civile, perché non hai fatto la differenziata. Quindi l'idea del civile di prima è diventato l'incivile di oggi. Ed è giusto, non c'è niente di male, perché evolviamo. Però vi faccio notare che dietro all'ecosostenibilità, oggi le automobili pubblicizzano le macchine perché inquinano meno. Pochi anni fa era impensabile. Le macchine erano pubblicizzate solo perché magari consumavano meno, erano più belle, erano più potenti. Ma oggi si parla di inquinare meno, le emissioni di CO2 di una macchina. Le pubblicità sono basate su questo. Quindi sono basate su un voler comprendere, rispettare di più la natura. Ma non sto parlando di 200 anni fa, sto parlando di 20 anni fa. È una cosa estremamente veloce. E altro punto di vista. Mimmo, scusami, guardate attentamente. Scusate, eh. Scienza, il terzo, da basso.
Da ragazzo avevo due miti nella fisica, Albert Einstein e Richard Feynman. Feynman non è altrettanto noto di Einstein, probabilmente poco di voi lo conoscono, ma è stato un grande genio. Tra l'altro premio Nobel perché fu uno dei primi a lavorare della unificazione della meccanica quantistica alle teorie relativistiche, di cui io mi sono specializzato nella laurea. Una cosa molto interessante, vecchia coscienza. Questo, cari amici, è come probabilmente, non abbiatela con me, la gran parte di noi ha studiato a scuola. Se non siete tra quelli siete fortunati, che Dio vi benedica. Ma la gran parte della gente ha studiato nella modalità The Wolpin Floyd. Conoscenza che porta a un sapere immutabile e morto. Professori noiosi. Paura dell'interrogazione. Studiare per prendere un bel voto. Questo non sviluppa intelligenza. Ci fa solo imparare le cose a memoria e succede una cosa che forse avete sperimentato. Passato l'esame, poco dopo mi dimentico tutto. Quello vuol dire che non ho veramente capito. Quella è la modalità vecchia. Purtroppo le scuole, so che ci sono professori meravigliosi, io stesso ne ho avuto alcuni incredibilmente intelligenti, ma il sistema non funziona, deve essere evoluto. E la gran parte delle aule scolastiche sono basate su studiare per il voto, studiare per superare un esame, studiare per prendere un pezzo di carta. Non ci rendiamo conto che non sviluppa intelligenza questa, sviluppa un'altra cosa. Bigottismo. Che cos'è il bigottismo? È essere sicuri che io so tutto perché ho studiato. Non è solo nella religione. Esiste anche un bigottismo scientifico. Einstein, da ragazzo, ebbe incredibilmente a che fare con un bigottismo scientifico. Come puoi essere? Come puoi pensare che le cose che dici sono vere se Newton diceva un'altra cosa? Questo era un bigottismo scientifico. Guardate la nuova coscienza. La nuova coscienza sostituirà, anzi, sta sostituendo il sapere, lo studiare, come condurre alla curiosità e a porsi domande. Vedete, cari amici, questa cosa io quando la dico mi emoziona. Perché noi non ci rendiamo conto che la rivoluzione non sarà fatta, non mi offendete, da un cambio di governo, non sarà fatta da un cambiare l'economia, forse anche sì. Ma la rivoluzione sarà fatta da più persone che si fanno domande, da più persone che hanno una mente libera, da più bambini e bambine curiosi. Curiosi. E non che sanno la cosa giusta, quello è bigottismo. Curiosità. Oggi, più di ieri, si sa che la base dell'intelligenza è la curiosità. E che il ragazzo e la ragazza che prendono 10 a scuola potrebbero non essere intelligenti perché non sono curiosi, hanno solo imparato a incamerare informazioni e a ripeterle a memoria molto bene, il che li fa prendere un buon voto, ma quella non è intelligenza. Il mio hard disk fa la stessa cosa, ma l'hard disk non crea niente di nuovo. Un hard disk ha dentro tutte le informazioni del mondo, ma non creerà niente di nuovo, non sarà creativo e non parteciperà a rendere il mondo migliore. Quindi se io faccio un cambio di politica con la stessa mentalità ma cambiando partito esteriore, non cambierò niente, è la solita storia. Ma se ci sarà un mondo con bambini più curiosi, vedrete che rivoluzione. Voi direte, possibile, non solo è possibile, sta già accadendo. Oggi i bambini sono più curiosi di ieri. Nascono bambini che pongono 1000 domande. Diciamo così. Ieri i bambini ponevano domande per pochi anni, poi l'educazione li schiacciava. Oggi l'educazione li schiaccia, ma li schiaccia un po' più tardi. E continuano a porre domande un po' più tardi. Bene, Einstein era un adulto bambino. Un adulto che si poneva domande che gli altri non si ponevano più, perché l'educazione li aveva schiacciati. Quindi, di nuovo, in un grande scienziato, che è Albert Einstein, che amo profondamente, c'è anche un grande uomo che non parla solo agli scienziati, parla alla coscienza. Porsi domande, essere curiosi. Questo col dito così che sembra scemo è stato una delle persone più intelligenti, Richard Feynman. E se voi leggete questo libro che si chiama Sta scherzando Mr. Feynman, la sua meravigliosa biografia, voi non vedrete la storia di un genio della meccanica quantistica, lo è stato sicuramente.
ma vedrete la meraviglia di una persona che non ha smesso di farsi domande, di essere curioso, non di voler fare il grande scienziato che sa tutto. Sapete che cosa diceva Richard Feynman? Allora, dovete sapere che Richard Feynman riempiva le aule di persone che non devono fare il suo corso universitario, ma di gente che vuole andare ad ascoltare, pure professori di altri canali che vuole andare ad ascoltare. E a un certo momento i ragazzi hanno detto: professore, ci si entra più a lezione. Ci stanno i genitori, le madri, lo zio, alla fine era piena l'aula, ma piena piena, di persone che non doveva fare l'esame di meccanica quantistica. Richard Feynman insegna meccanica quantistica e fisica teorica. Cioè, ma noi come facciamo a seguire il corso? È successo un casino, perché la gente è andata a seguire i corsi perché Feynman faceva venire a voglia di capire le cose. Pensate, un genio. Bene, domani sarà normale. E i professori non metteranno paura al ragazzo col voto, faranno venire voglia al ragazzo di capire le cose. Questa sarà la rivoluzione. Questo porterà al mondo nuovo. I bimbi sono gli adulti del domani. E se voi avete dei ragazzi che si fanno le domande, avete tra le mani una pepita d'oro. Ed è bellissimo, hanno voglia di capire. Bene, Richard Feynman andava a lezione, una delle prime lezioni che fece, arrivò in aula con l'assistente, con un carrello, con sopra una cassaforte. E una delle sue prime lezioni di fisica teorica fu, davanti a tutti, scassinare una cassaforte. E i ragazzi chiesero: ma professore, quando dovevamo fare i bra, i cat, quella roba lì di meccanica quantistica, eccetera? Lui diceva: sì, li faremo. E tutti intorno alla cassaforte, no? Gli allievi che seguirono le sue lezioni, solo dopo si resero conto, attenzione bene, siate abbastanza accesi, che Richard Feynman, scassinando una cassaforte a lezione, volle insegnare qualcosa che a voce non disse e che tu forse stai già intuendo. Quello che è considerato chiuso può essere aperto. Quello che è considerato tabù va scoperto. Ebbene, in questo tutti capirono che Richard Feynman non stava insegnando solo fisica, stava insegnando a pensare. Ecco perché le sue aule erano piene di persone. Metteva curiosità e faceva vedere che l'essenza della ricerca, in questo senso è scienza, in questo senso è spiritualità, ma l'energia è la stessa, consiste nel vedere che le cose sono chiuse, anche da secoli, possono essere aperte e possiamo andare oltre. Quel signore lì. Spesso il preside correva in aula perché nell'aula si suonavano i tamburi. Arrivava ed era il professore che suonava i tamburi, con tutti i ragazzi che si divertivano. Era il modo di insegnare di Richard Feynman ed era meraviglioso. Il preside stesso lo amava e gli diede un'aula più grande anziché bloccarlo. È bellissimo, no? Bene, guardate questo pezzo di video. Vi prego, tenete presente anche il video di Pink Floyd, non lo proiettiamo perché non abbiamo tanto tempo. Voi li ricorderete, dei martelli che camminano, un professore che trita gli studenti come carne, e tra l'altro simbolicamente la carne tritata esce come tipo un verme e quindi trasforma le persone in dei vermi. Non lo dico io, no, è nel video di Pink Floyd, The Wall, è una denuncia molto forte di un sistema che uccide la curiosità. Allora, questo, io ho già proiettato questi pezzi di video, abbiate pazienza, è un film che racconta di Einstein. Mi piace molto perché si vede la curiosità, la voglia di capire le cose, viva, fortissima, quasi opprimente per chi gli era vicino, perché i genitori di Einstein ce la facevano più, era veramente pesante Einstein. Ma la cosa più assurda, lo credevano sciocco. Lo credevano sciocco, glielo disse pure un medico. Se voi leggete le sue biografie, tutte concordano su questo. I medici dicevano: guardi, ci dispiace dire, siete dei genitori, ogni genitore ama i suoi figli, però vostro figlio non è molto intelligente. E era Albert Einstein. Guardate attentamente. Fabrico, tira fuori la lingua. Allora, abbiamo 4 anni e ancora non vogliamo parlare.
È un bambino un po' lento, non molto sveglio. Io penso sia meglio dirvi la verità. Spero che col tempo possa migliorare. Ma questo bambino è senza dubbio un po' ritardato. In realtà, il piccolo Albert è un ragazzo che osserva e riflette. Non comunica molto, ma è pieno di curiosità. Un bambino che vuol capire e che pone sempre domande. Zio Jacob, che cos'è questo? Un generatore. Serve a fabbricare qualcosa? Uh-huh. Fabbrica l'elettricità. Sì, ma non si vede. L'elettricità è invisibile. E da qui dove va? Se ne va dentro a quel filo che sta lì sotto e arriva a quell'apparecchio laggiù. Ma come fa a passare? Non c'è posto, il filo è pieno. L'elettricità può passare perfino attraverso un metallo, come la luce passa attraverso un vetro. Allora l'elettricità serve a far luce? Non serve solamente a far luce, serve anche a far girare le macchine. Ma perché l'ago ritorna sempre allo stesso posto? Perché indica il nord. I marinai se ne servono per trovare la rotta. Ma per quale ragione indica sempre il nord? Dovresti fare questa domanda allo zio Jacob. Io credo che in quel lago ci sia una forza che gli impedisce di perdere il nord. Ma lui come fa a muoversi? Un'energia nascosta dentro? Sì, ci deve essere qualcosa del genere. Ma se mi fai un'altra domanda mi metterò io a letto con la febbre. Ma può funzionare anche al buio? Sì, anche al buio. Quando sarei guarito andrei... Allora, lo zio Jacob, lo zio di Albert Einstein, era un ingegnere. E quindi aveva delle basi scientifiche o perlomeno tecniche con cui rispondere, ma le domande di Einstein, vi ve lo fa appena vedere, erano veramente troppo incalzanti. Qual è stata, uso questo termine che forse è sbagliato, ma consentitemelo, la fortuna di Einstein? È che Einstein non andava molto bene a scuola, anzi andava veramente maluccio, e quindi forse, dando per scontato che non sarebbe diventato un granché, nessuno si è dedicato a inquadrarlo troppo bene, perché tanto smetterà presto di studiare. Questa cosa è interessantissima, vedete? Perché io credo che noi la dobbiamo prendere da grandi geni e risvegliare in noi. Quante delle cose che sappiamo sono delle nostre vere scoperte? Io ne parlavo un'altra volta e forse mi avete sentito, di voi avete dei video parlarne. Questa è la grande differenza tra un'opinione e un'idea. Noi siamo in un mondo di broccoli e di opinionisti, dove l'opinionista non importa su che cosa ha un'opinione, ma sempre un'opinione su tutto. Perché Gandhi diceva le mie idee potrete uccidere me e le mie idee non moriranno mai, e non diceva le mie opinioni non moriranno mai? Qual è la differenza tra un'opinione e un'idea? Non la faccio troppo lunga, vi prego di porvi domande. La differenza enorme tra un'opinione e un'idea è che l'idea è il frutto di una intuizione. L'opinione invece è qualcosa che viene da un sapere più sterile. Tu mi dici una cosa, io posso essere d'accordo o no, ma non ho avuto una personale intuizione su quella cosa. Bene, la scienza non è basata sulle opinioni. Nessun grande scopritore in qualsiasi ramo della scienza ha avuto delle opinioni su quella cosa. Può averle avute, ma le sue sono state vere intuizioni. Voi ricorderete Archimede che è corso nudo dal re, perché aveva scoperto praticamente il modo per capire se l'oro che aveva fosse falso o vero. Peso specifico, spostamenti di volumi, spinta da Archimede, eccetera. Ma la cosa che ricorderete è il famoso Eureka di Archimede. Ve lo ricordate? Archimede corse per le vie di Atene, probabilmente nudo, perché ebbe questa intuizione mentre era a mollo, e corse dal re, e le guardie gli dissero: ma dove vai nudo? Ma che vuoi andare dal re nudo, come un verme? Ma non puoi. E si dice che lui abbia forzato le guardie e nessuno gli ha tirato una lancia alla schiena, perché sia comunque corso dal re, urlando questo famoso Eureka. Bene, le nostre opinioni non ci fanno mai sentire il senso dell'Eureka. Cioè, non c'è la gioia della scoperta. Mi segui? Quindi una delle cose più grandi che possiamo imparare dai grandi scienziati, anche se noi non saremo mai degli scienziati, è il senso delle idee.
il senso di liberare la mente dall'opinione e fare spazio alla maestra intuizione. Ogni grande scopritore è stato un uomo, una donna di intuito, non solo di ragione, intuito. La gran parte dei grandi scienziati hanno intuito delle cose e poi hanno messo giorni, se non mesi, a trasformare quelle intuizioni in concetti. Ma prima sono state intuizioni, poi sono diventati concetti. Non sono nato nella mente concettuale, sono nato nella mente intuitiva, che è molto più in alto della concettuale. Bene, più noi abbiamo la testa piena di opinioni, e appena accendi la televisione purtroppo viene riempita la testa di opinioni, e meno spazio abbiamo per le intuizioni. Ecco perché più un ragazzo è pieno di opinioni e più difficilmente avrà delle intuizioni. Ed ecco perché l'evoluzione dell'educazione del futuro sarà basata sul dire meno cose a un ragazzo e a permettere che quel ragazzo sviluppi una propria intuizione delle cose e guidarlo, non abbandonarlo a se stesso, che è quello che, tornando al termine sbagliato ma che usiamo, per fortuna accadde nella vita di Einstein. La domanda è: Einstein è Einstein, ma quanti dei nostri ragazzi sarebbero stati Einstein? Einstein è un fiore meraviglioso, ma quanti dei nostri ragazzi, delle nostre figlie, sarebbero stati un Einstein se non fossero stati, scusate il termine, educati, schiacciati, riempiti di opinioni, facendogli passare completamente la voglia di scoprire, la gioia di porsi domande, e invece dandogli risposte preconfezionate che noi chiamiamo oggi tristemente studio e che è assurdo. Grazie Dario. Guardate quest'altro pezzo. L'idea è quella di farvi intuire delle cose, non dirvele. Dirvele non serve, vi creeste un'altra opinione. Rifiuto, il terzo dal basso. Aspetta, sì. Questi sono tutti pezzi piccoli e sono meravigliosamente belli. Mi dispiace, Einstein. Mi dispiace, ma non credo che le renderei un buon servizio se le lasciassi delle illusioni a questo proposito. Né io né alcuno dei miei colleghi potremmo tenerla come collaboratore. Penso che potrebbe diventare un buon avvocato, o chissà, forse anche un bravo medico, ma ricercatore scientifico non lo diventerà mai. Lei ha un cervello troppo fantasioso e uno spirito troppo indipendente. Ciò che a lei mancherà sempre, signor Einstein, è il rigore e soprattutto una mente scientifica. Ci ha azzeccato quello. Bene, qui c'è un ultimo pezzetto, perché questa fu la fortuna di Einstein probabilmente, non essere preso come assistente universitario, voleva fare la carriera accademica, perché era considerato poco scientifico, troppo fantasioso, troppe domande, troppe cose assurde. Una mente libera che non era inquadrata. Attenzione, ultimo pezzo. Questa persona, questo pezzo di film, non dà, diciamo, merito a questo personaggio che si vede, che era il direttore dell'ufficio brevetti in cui Einstein lavorò. Allora, questo personaggio, secondo la detta di molti, molto interessante, intuì i geni di Einstein e gli permise di avere un lavoro nel quale... Lei si è laureato al Politecnico? Nel quale, mentre lavorava, in realtà, nei tempi liberi, poteva dedicarsi alla fisica. Perché voi dovete sapere, cari amici, che Einstein non era pagato per fare fisico. Einstein faceva la fisica gratuitamente. Il suo lavoro era l'impiegato di un ufficio brevetti e il suo tempo libero, la gran parte della notte, era dedicato gratuitamente, senza che nessuno lo pagasse, scusate se parlo così, senza che avesse uno stipendio da ricercatore, a porsi le più grandi domande dell'universo. Lo faceva gratuitamente. Questo lo dico perché oggi troppo spesso sentiamo dire: io sarei un grande scienziato, ma nessuno mi paga per fare ricercatore. E allora? Inizia. Einstein iniziò e divenne un grande scienziato, gli vennero offerte varie cattedre, ma non ha aspettato che gli venisse offerta la cattedra per seguire la sua curiosità. Mi seguite? Chi inizierà il cambiamento? Ne aspettiamo che il cambiamento inizi a livello sociale. Deve iniziare a livello individuale, quindi propagarsi a livello sociale.
Einstein lo fa chiaramente vedere, anche in questo. Guardate questo pezzo di video. Lei si è laureato al Politecnico 18 mesi fa. Sì. E a tutt'oggi non è riuscito a farsi assediare un regolare impiego? No, no signore. Non ha fatto domanda per diventare assistente di uno dei suoi professori? Sì. E nessuno lo ha assunto? No. Perché? Perché loro ritenevano che io non fossi dotato di una mente scientifica. E che cos'è secondo lei una mente scientifica? È una mente che dubita. Quindi è una mente che cerca, che scopre e che dimostra. Attenzione, questo è un film, ma le frasi sono del vero Einstein. Una mente scientifica, secondo Einstein, qui c'è solo una parte della sua famosa frase, non è una mente che sa, ma è una mente che si pone domande. Invece per i vecchi professori, per la vecchia mentalità, lui non era abbastanza scientifico perché non dava troppa importanza al sapere morto e sterile del video di Pink Floyd, per intenderci. Okay? Quindi queste sono frasi vere di Einstein, sebbene l'autore non sia Einstein. Ho fatto delle ricerche personalmente. Sì. Oggetto? L'universo. Ah, niente di meno. Quali ragioni particolari l'hanno spinta a questa ricerca? A dire il vero mi pongo assai raramente domande su me stesso, ma devo dire che l'esistenza a me sembra spaventosamente povera. La vita quotidiana è triste e sprovvista di ogni minimo interesse senza quel bisogno di scoprire tutti i segreti di questo mondo che Dio tenta di tenerci nascosti. Lei crede in Dio? Oh, in un Dio incarnato certamente no, ma credo in un'armonia, in un ordine universale e arrivo anche a pensare che i ricercatori siano gli unici a possedere uno spirito religioso. Che conoscenza ha della nostra legislazione sui brevetti? Nessuna. Ha avuto modo di occuparsi dei problemi relativi alle invenzioni? No. Ritiene di avere qualche competenza in questo campo? No, nessuna. Lo sai che cosa consisterebbe il suo lavoro qui? No. Lei è assunto come ingegnere di terza classe a 3.500 franchi l'anno. Riconosce se non altro di non sapere niente. Questo è già molto. Chi è appassionato di filosofia ricorderà Socrate. No? So di non sapere. Sapete che nel film si vede non benissimo. Questo direttore dell'ufficio brevetti fu stupito dal fatto che Einstein fosse un po' come un bambino, diceva proprio, cioè ammetteva che le cose non le sapeva. E invece era abituato a persone che dicevano di sapere tutto. E probabilmente lo stesso direttore dell'ufficio brevetti era un genio, perché riconobbe il genio. Se vedete, sembra scemo, no? Gli dice tutti no e alla fine dice, bene, lei ha assunto. Perché? Perché questo signore si accorse, sentì la curiosità viva che c'era in questa persona, il senso che cercava di capire, come si intravede appena, il senso della vita, l'armonia cosmica. All'epoca le ricerche erano tutte mirate a produrre meglio elettricità con le turbine elettriche, fare bombe più potenti, ahimè, si era la vigilia della guerra mondiale, della prima guerra mondiale, e fare tutte ricerche pratiche. Un ricercatore, che all'epoca non c'era neanche questo nome, teorico, non aveva senso, eppure emanava qualcosa. E questo signore sentì la vita pulsare, l'intelligenza vera in Einstein. Bene, questo è segno che lui stesso lo è. Perché se fosse stato completamente dormiente, gli avrebbe detto, guarda, lei non ci interessa proprio. Ultimo passo avanti, e scusatemi se vi sto prendendo un po' di tempo e spero di non annoiarvi. Ora facciamo, metti un attimo, ora facciamo un salto, ritorna ai video. Ora facciamo un salto un po' forte. Sì, è Gabbianello. Allora, questo video è... Metti un attimo in pausa. Questo video è veramente bello, secondo me. È un corto della Pixar e l'ho già proiettato in una conferenza. Forse lo conoscerete. Vi prego di vederlo con cuore aperto, con mente aperta. Cioè, proprio a vostro modo. È un cartone animato che parla di risveglio di coscienza. Prima vediamolo, poi ne spendiamo due parole.
Bello, eh? Beh, questo è un cartone animato, per la gran parte della gente è roba per bambini. Allora, vi faccio notare una cosa. La prima fase del gabbiano è una fase nella quale noi viviamo molto tempo. Prendete le mie parole per come le volete prendere. Quel molto tempo sono molte vite. Se anni fa qualcuno avesse cercato di convincermi di altre vite, avrei riso. Poi mi sono ricordato. E non vorrei parlare di questo, quindi non rido più, sorrido. Ma per molte vite, o prendetela come vi pare, nessuno vi vuole convincere di niente, per un periodo della nostra coscienza noi viviamo come quel gabbianello viziato, dove la mamma giustamente porta il cibo al becco del gabbianello. Avete visto il cartone come fa vedere bene che lui apre la bocca verso l'alto, ma dire porta tu qui il cibo che io lì non vengo. Poi c'è una seconda fase, a volte dura vite e vite, prendete le mie parole come volete liberamente. In questa seconda fase il gabbianello, la nostra coscienza, esce dal nido, dalla sicurezza, e deve sviluppare, più o meno riuscendoci, coraggio. In questa fase, che può durare vite e vite, ricordo, il gabbianello prende delle batoste, simboleggiate nel cartone animato da un'onda. Ok? Quest'onda gli fa venire una grande paura, ma quella paura viene dal fatto che lui ha osato, ha avuto coraggio e quindi ha anche dovuto affrontare la paura. In una terza fase è più impaurito che nella prima, ma è cresciuto, perché la paura non è contro di noi, la paura fa parte della nostra crescita. Tutte le cose più importanti della nostra vita sono state condite di paura. Se non vi fosse stata la paura, non sarebbero state neanche importanti. Colui che segue le vie interiori non è contro la paura e non pensa che non dovremo avere paura. Chi avrà più paura? Una persona che prova a scalare il K2 o una persona che tutta la vita sta seduta nello stesso ufficio? Che ne dite? Chi proverà più paura? Beh, io penso che proverei più paura da un campo base vedendo il K2 più che vedendo tutti i giorni la macchinetta del caffè. Eppure chi dei due è più coraggioso? Vedete, un po' come Galileo, questo rompe un altro paradigma. Il
più coraggioso non è quello che ha meno paura. Il più coraggioso è quello che accetta la paura. Permettetemi il gioco di parole, che non ha paura di avere paura. Tutti i grandi dell'umanità, tra cui gli scienziati, hanno avuto grandi paure perché hanno usato cose nuove. Se io non volessi provare paura, sarei un codardo. Non so se mi segui. La codardia è non mettermi mai in quelle situazioni che mi fanno paura. Ma ogni ricercatore, anche scientifico, si è messo in condizioni in cui altri non hanno avuto il coraggio di mettersi. Quindi il coraggio non è contro la paura, il coraggio è con la paura. Io non ho paura di aver paura. O come forse avrete visto nel bellissimo film Beautiful Mind, su questo matematico famoso, meraviglioso, che lui va a prendere il premio Nobel per l'economia, perché il premio Nobel per la matematica non esiste, con le sue paure, ve lo ricordate? Con i suoi demoni. Non cerca di negarli, li accetta. È un film alchemico, no? È molto bello questo. Bene, in questa fase il gabbianello ha paura e non vuole più uscire dalla sua sicurezza. Ma in un'altra fase, attraverso la grazia, i maestri, ditelo come volete, che nel cartone animato è simboleggiato dal paguretti, quei piccoli animaletti in uscio che gli dà anche un pizzicotto sul becco, il gabbianello si trova nella situazione in cui prima si era fatto male, era rimasto scioccato, aveva subito un trauma e improvvisamente, per sopravvivere, si infila sotto la sabbia come fanno i paguri. Infilandosi sotto la sabbia, il paguro gli bussa sul becco, quella potremmo vederla con la voce dell'intuizione, tra l'altro, il gabbianello si accorge di poter vedere dove sono le conchiglie e quando l'onda passa non può sfamare solo se stesso, prima aveva fame, si vede il borbottio della pancia, l'avete visto, ma ora è in grado di nutrire anche gli altri. Che cosa ci dice questo? Ci dice che tutte le grandi e le piccole illuminazioni, che nella scienza potremmo chiamare scoperte, ma che interiormente potremmo chiamare illuminazioni, liberazioni, crescita interiore, è offerta a se stessi e agli altri, come una forma di semplice servizio. Okay? Quindi l'arricchimento del gabbianello, simbolicamente, esotericamente, il suo aver superato le sue paure, permette di nutrire anche il suo branco. Questa è la storia di Platone, dove il nostro amico torna nella grotta, anziché scappare dalla grotta, per raccontare agli altri rimasti incatenati che la realtà non è quella. Okay? Quindi questo semplice cartone animato fa vedere, senza che i ragazzi lo capiscano mentalmente, ma lo ricevino nella pancia, che è più importante, che colui che cresce non cresce solo per se stesso, cresce anche per gli altri. E chi arriva a toccare anche solo un frammento di verità non potrà non offrirlo agli altri. È parte di una legge cosmica. Bene, da qui faccio un ultimo salto per smetterla di annoiarvi e vorrei invitarvi a riflettere gli ultimi minuti su questa straordinaria, ho portato un po' di esperimenti, penso che il più adatto sia questo, su questa straordinaria verità che vedremo essere stata insegnata anche dagli antichi testi indiani, in particolare dalle Upanishad, che sono testi millenari, molto più antichi del nostro Vangelo, alcuni dicono più antichi del nostro Antico Testamento, pensate quanti anni hanno. Bene, questa è una verità, è un esperimento, è diciamo un breve tratto di documentario fatto proprio da un grande fisico che è Brian Greene, che forse alcuni di voi conoscono, che è un grande fisico teorico e che tra l'altro ha pubblicato un libro che vi consiglio di leggere, che è L'eleganza dell'universo. Okay? L'universo elegante, scusate, in inglese il titolo è un po' diverso, in italiano è L'universo elegante. Allora, scusate in inglese, ma dura pochi minuti, l'idea la rende uguale. What if you took away all the planets, stars and galaxies, and not just the big stuff, but tiny things down to the very last atoms of gas and dust? What if you took it all away? What would be left? Most of us would say nothing. And we'd be right. But strangely, we'd also be wrong. What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics
as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so... Allora, sta parlando della conseguenza delle scoperte di Einstein, della teoria della relatività, specifica e generale, no? Sta dicendo che la teoria della relatività ci ha portato a scoprire che lo spazio vuoto ha delle caratteristiche, può essere curvo, mosso, influenzato dalla gravità. Ora non voglio parlare di questo perché andremo in un dettaglio troppo tecnico, magari alcuni di voi lo conoscono anche bene. E per ora sta parlando del fatto che quello che consideriamo spazio vuoto, pensate a uno spazio privo di aria, non lo è affatto. Ed è anche qualcosa che noi non percepiamo a livello razionale, per ora, che può essere deformato, influenzato, modificato. A tal punto che voi saprete, forse chi conosce un po' la fisica, Eddington, questo grande scienziato inglese, usò questa idea di Einstein per dimostrare praticamente che il Sole incurvava la luce, dimostrando in un'eclissi solare che le stelle che vedevamo non erano dove dovevano trovarsi, perché i raggi di luce erano curvati dalla gravità del Sole. E questo ha smesso di stupirci, perché la nostra coscienza dorme, e vuol dire che lo spazio è incurvato dalla massa del Sole. Questa cosa è incredibile. La fisica di prima non lo considerava una cosa così assurda. Eppure Eddington mise punto dicendo: non è assurda, è vera. È un'assurdità vera. Quindi sta parlando di questo per ora. Real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real that empty space itself helps shape everything in the world around us and forms the very fabric of the cosmos. But you can't understand anything about the world unless you understand space, because that's the world. The world's space with stuff in it. We're not usually very conscious of space. But then again, I tell people, fish are probably not conscious of water either. They're in it all the time. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. When most of us picture space, we think of outer space, a place that's... Allora, scusate. Quello che la scienza ha fatto fino a Einstein è occuparsi delle cose nello spazio. Un corpo, un piano inclinato, una reazione chimica, le stelle, l'astronomia, non era ancora astrofisica, era ancora astronomia, l'astronomia vede le stelle, ma lo spazio era dato per scontato essere un'entità astratta. Einstein disse: non occupiamoci solo di quello che è nello spazio, ma lo spazio stesso che cos'è? Torniamo al film di prima, quando c'è il capo dell'ufficio brevetti, che dice: ma lei di chi si è occupato? Perché la gente era abituata che ci si dovesse occupare di cose dentro allo spazio. Chi di voi è mai stato in un laboratorio, magari anche al liceo, vi sarete occupati di cose che accadono nello spazio, piano inclinato, il bruciare col becco Bunsen qualcosa nel laboratorio di chimica, le molecole, gli stessi atomi. Sono cose che sono nello spazio. Ma Einstein, col bambino interiore vivo, come lo chiamiamo in meditazione profonda, si è invece chiesto una domanda molto più profonda e incredibile. Ma noi vediamo solo cose che sono nello spazio, ma lo spazio cos'è? Questa domanda, cari amici, richiede un acume straordinario che, se minimamente lo vediamo, ci stupisce. E lo stupore è una delle cose meravigliose che noi stiamo perdendo. Stupirsi. Quindi, per favore, ricevete queste parole e, se potete, stupitevi. Perché se non ci stupiamo più, siamo morti. Far, far away. But space is actually everywhere. You could say it's the most abundant thing in the universe. Even the tiniest of things, like atoms, the basic ingredient in you and me and everything else we see in the world around us, even they are almost entirely empty space. In fact, if you removed all the space inside all the atoms making up the stone, glass, and steel of the Empire State Building, you'd be left with a little lump about the size of a grain of rice, but weighing hundreds of millions of pounds. The rest is only empty space.
But what exactly is space? I can show you a picture of Spain, of Napoleon, of my Uncle Harold. But space, it looks like this. Nothing. So how do you make sense of something that looks like nothing? Ok, nella parte successiva, non so se sapete, scusate se do un esempio rozzo proprio da scuola media un po', ma è l'intuito che è importante. Voi sapete che l'atomo, almeno in maniera classica, è descritto come un sistema planetario. Noi non sappiamo non essere così perché è quantizzato. Tuttavia, anche nel sistema planetario classico, che è sbagliato, vi è un'indicazione vera. Gli elettroni hanno una massa piccolissima, poco meno di 1 su 2000 la massa del nucleo. E tutta la massa dell'atomo è concentrata nel nucleo. Ma la cosa incredibile è che se aveste un nucleo grande quanto una... Vi sto trattenendo troppo forse? Vi tengo gli ultimi minuti, scusatemi. Che se aveste un nucleo grande quanto una pallina da tennis, attenzione bene, e lo metteste poggiato a terra, i primi elettroni, quasi 2000 volte più piccoli del nucleo, quindi dei sassolini, sarebbero al bordo di un grande stadio di calcio. Questo vuol dire che la distanza tra il nucleo e la prima cosa, che è l'elettrone, è enorme ed è tutta vuoto. Cioè, è tutta quello spazio che Einstein si chiedeva. Che cos'è lo spazio? Scusate la banalità, non c'è l'aria. Sarebbero atomi di aria, molecole di aria. Lo dico banalmente perché quando ne parlano anche le persone a volte non è chiara questa idea. Questo vuol dire che la gran parte della sedia sulla quale sei seduto è vuoto. Quanto? 99,987%, il che è approssimabile a 99,99%. È un po' meno. 99,987 vuol dire che la sedia sul quale siedi è tutta fondamentalmente vuoto. Ma che cos'è? Non lo sappiamo. Ora, sappiamo qualcosa sul vuoto quantistico, e non ne voglio parlare in questa circostanza perché andremo a fare la pratica dei sogni lucidi, cioè magari vado a un interesse, non vorrei parlarne adesso. Tuttavia, voglio tenere solo l'attenzione sul fatto che noi, con la scienza, possiamo misurare soltanto ciò che vuoto non è. Faccio sempre questo esempio e già l'ho fatto, scusate se mi sentite ripetere qualcosa che qualcuno di voi mi ha già sentito dire. Chi di voi va in barca, avete un mare bellissimo qui vicino, conoscerà l'ecoscandaglio. L'ecoscandaglio è un aggeggio piuttosto semplice che spara delle onde elettromagnetiche che rimbalzano sul fondo e praticamente con la velocità di andata e di ritorno, con un facilissimo calcolo matematico, ci dice quanto è profondo il mare, tirando delle onde elettromagnetiche e facendole tornare su. Mi seguite? Se l'ecoscandaglio non trova nulla, non ci dice che il mare è infinitamente profondo, non ci dice niente, perché ci può dire solo qualcosa su cui rimbalzare. Mi seguite? Ora non parlo di Rutherford e di Bohr, degli esperimenti che portarono alla conoscenza della fisica nucleare. Tuttavia la fisica può misurare, come l'ecoscandaglio, faccio un esempio un po' rozzo, ma cercate di usarlo come intuito, solo ciò su cui le cose rimbalzano. Questo vuol dire che ciò che la fisica conosce è solo su quello 0,001 che non è vuoto. Tutto il resto è mistero. Cari amici, questa cosa non è per i fisici quantistici. Questa cosa è per tutti. Cioè, vuol dire che le persone che pensano che la scienza spiega tutto... L'altro giorno in macchina sentivo questa canzoncina bellissima, ma sbagliata. La scienza sa tutto tranne che cos'è l'amore. Non è vero, la scienza non sa neanche che è l'automobile. Neanche che cos'è questo muro. Quel cantante non lo sa, è ignorante, ma l'ignoranza scientifica è ammessa. In un vecchio sistema non era ammessa solo l'ignoranza letteraria, ma quella scientifica è ammessa. Non è vero che la scienza sa tutto, svegliatevi. La scienza sa pochissimo. Della vostra sedia e del sedere che ci poggia sopra non sa praticamente niente. Del vuoto che è tra gli elettroni e il nucleo non sa niente, e sto parlando del 99,99%. La scienza non lo sa, la scienza attuale
Questo vuol dire che la scienza attuale conosce il mistero. Invece le persone che non sono dentro la scienza pensano che tutto si sappia, come quella canzoncina un po' scemetta. Con l'amore lo dico, è una bella canzone, ma ignorante. La scienza sa tutto tranne cos'è l'amore. Non è vero, la scienza non sa che cos'è questo muro. Vedete? Questo porta a stupirsi e porta a ricordare che la scienza non ha not just the stuff here on Earth. Lo spazio dello stupore, del mistero. La scienza vera ci porta più in contatto col mistero, non lo annulla. Ci fa vedere che siamo in un mondo meravigliosamente misterioso. E questo ci fa venire voglia di studiare, di capire, curiosità. Cioè, questo rinforza il senso di ricerca. Invece noi abbiamo l'idea che la scienza sa tutto. Arrivederci e grazie. Perché vi parlo di questo? Vedete, ora faccio un salto un po' veloce, poi smetto di annoiarmi. Einstein, con la sua celebre equazione che tutti conoscono, E uguale a mc al quadrato, ci ha dimostrato che la materia è una forma di energia. Tuttavia Einstein stesso sa che probabilmente non è la soluzione ultima, perché la domanda è, ok, che cos'è l'energia? Non pensate che lo si sappia. E se qualcuno studia un po' di fisica, ah certo io lo so, i joule o joule che dir si voglia, l'unità di misura dell'energia. Non è così. In realtà, se la materia è energia, ma l'energia che cos'è? Perché gli antichi testi di sapienza orientale ci dicono che tutto ciò che vediamo, attenzione bene, è una forma di coscienza. Gli induisti, la tradizione spirituale bellissima dell'India arcaica, dicono che l'universo è un pensiero di Dio. E chi di voi conosce la vita di Einstein saprà bene la sua famosa frase: voglio capire il pensiero di Dio. E sottintendeva: non voglio perdermi nelle formulette. Bene, è possibile che noi siamo arrivati a un punto in cui sappiamo che un muro, la parte di materia 0,0 eccetera, è energia, ma che l'energia, il futuro della ricerca più teorica, più pura, sarà dimostrare che l'energia è una forma di coscienza. Coscienza di chi? Vedete, l'altra volta sentivo una persona parlare, ed era una brava persona, ma era ignorante. Diceva, ah, perché vedete la fisica sta solo negli acceleratori di particelle, queste cose strane. No, sta nella tua sedia, nella quale sei seduto adesso. Sta nell'acceleratore di particelle, cerchiamo di capirla. Ma gli effetti misteriosamente quantistici stanno nella sedia su quale sei seduto ora, non stanno nell'acceleratore di particelle al CERN o a Ginevra, sta qui. La sedia su quale sei seduto è tutta vuota, su quel vuoto non sappiamo niente. Mamma mia, che vuol dire? Beh, vi leggo tre righe delle Upanishad. Hanno, si dice, più di 3000 anni, alcuni dicono 2500, comunque insomma, non ieri. Attenti bene. Queste antiche scritture indiane indicano una verità mistica. Attenzione bene. Ciò che non può essere visto con gli occhi, ma per cui gli occhi possono vedere. Sappi che solo quello è Dio. Lo spirito, e non quello che la gente qui adora, perché la gente adorava una forma esteriore, un altare, eccetera. Va benissimo, non abbiamo niente contro. Ciò che non può essere ascoltato con le orecchie, ma per cui le orecchie possono ascoltare. Sappi che solamente quello è Dio, lo spirito, e non quello che qui la gente adora. Ciò che non può essere pensato con la mente, ma per cui la mente può pensare. Sappi che solamente quello è Dio, lo spirito, e non quello che qui la gente adora. Allora, queste Upanishad sono simili a quello che ci ha fatto vedere Brian Greene. Sembra che la gente adori quello che può vedere e immaginare, ma è una piccola parte della realtà. Che cos'è questo vuoto di cui tutto è fatto? C'è un errore nel video. Togliendo il vuoto a un grattacielo diventa un piccolo granello e lui lo prende nella mano. Non è vero? Peserebbe milioni di tonnellate. Non pesa quanto un chicco di riso, pesa quanto il grattacielo.
anche di più, perché sarebbe un piccolo buco nero, ma non va attacco un missile su questo. Però che cos'è questo vuoto? È possibile che la nostra coscienza non sia fatta di pensieri e di emozioni, ma è il vuoto nel quale i pensieri e le emozioni accadono? Tanta gente pensa che la spiritualità sia fatta di bei pensieri, e uno dei grandi che diceva questo è un maestro che so un bimbo amare molto, ed era Aurobindo. Aurobindo parlava di una spiritualità che non è basata sull'avere bei pensieri o provare belle emozioni, può avere a che fare anche con questo. Possibile che la nostra essenza sia vuoto, come la sedia su quale siamo seduti, un vuoto che permette a tutto di accadere, il pensiero, l'emozione. Ma che io con l'ego scandaglio posso solo vedere i pensieri, le emozioni, ma io stesso non lo sono. Questo è quello che insegnano le pratiche di meditazione millenarie. Io non sono i miei pensieri, non sono le mie emozioni. E ora la fisica si sta chiedendo, tutto quello che vediamo non è come le cose sono. Tutto è fatto di vuoto. E le antiche tradizioni ci insegnano che è un vuoto vivo che rende gli occhi capaci di vedere, le orecchie di udire, ma non è quello che le orecchie odono e gli occhi vedono. Che cos'è questo mistero? Sembrerà strano, ma la mente non può capirlo. Se lo capisci, è qualcosa su cui l'ego scandaglio rimbalza. È qualcosa che la mente può afferrare. È un nucleo, diciamo così. Se io vedo il cielo stellato, racconta Eckhart Tolle, io vedrò una miriade di stelle, ma la cosa più impressionante è quello su cui l'attenzione non viene mai posta, lo spazio vuoto che permette alle stelle di essere lì. Le stelle sono una piccolissima parte di un immenso vasto vuoto che permette a ogni stella di essere ciò che è. È possibile che questo è quello che l'astrofisica vede al di fuori ed è quello che la spiritualità porta a realizzare dentro. Il Buddha lo chiamava non sé, il fatto che l'io è essenzialmente vuoto, illusorio. Bene, sembra molto lontano dai messaggi del cristianesimo, ma non è così. Perché il cristianesimo ci ha sempre detto che Dio non può essere capito. Forse ricorderete le parole di Sant'Agostino, che dice che si accorse di un'illuminazione quando vide un bambino che cercava di mettere l'oceano in un secchiello. E Sant'Agostino racconta che si rese conto di voler capire Dio razionalmente e che non può essere capito. Bene, se è qualcosa di solido, di visibile, prima o poi sarà capito. Ma se è qualcosa che è dietro colui che vede, nell'osservatore e non nell'osservato, l'osservare non potrà svelarlo. Potrà svelarlo solo qualcos'altro. L'andare oltre l'osservatore stesso. Che cos'è questo? Ah, mi ricordo. L'Oriente lo chiama illuminazione. Non fermarsi al pieno, che è una piccola parte di me, non fermarsi ai pensieri e alle emozioni, e realizzare che l'essenza è quello che la fisica chiama un vuoto misterioso, ma che Dante, chiudendo il paradiso, dice l'amore che muove i pianeti e le stelle, ma che non può essere visto a occhi. Perché io vedo solo i pianeti e le stelle. Cari amici, vi ringrazio della vostra attenzione. Mi fermo qui perché non voglio trattenervi troppo. No, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pratiche, diciamo pratiche, quindi la parola stessa, proprio per lavorare su questo, sull'andare verso quel vuoto che al di là dei nostri bei pensieri, anche per carini e spirituali, ma è un'altra dimensione proprio. Buona serata e arrivederci. Grazie. Vi ricordo quindi, per chi è interessato, domani pomeriggio alle ore 16, qui, sempre alla sala Rincontri. È stato spostato qui l'incontro che era invece previsto nella sala sicurezza, per dare modo a tutti, a chi vuole partecipare a questo nuovo incontro con Pier Giorgio Caselli. Grazie di tutto e buona serata.